Dolcezza ben approdata in Irex e Fornelli. Dopo lo stampo della colomba che ha riscosso tanto successo, ho deciso di andare a realizzare lo stampo dell'uovo di Pasqua. Crearlo è veramente semplicissimo. E quello che ci occorre è un cartoncino bianco per realizzare la sagoma, spillatrice, forbice, una matita, righello. E la cosa importante sono i fogli d'acetato, che sono quelli che vanno a rivestire il bordo delle torte. Si trovano nei supermercati ben forniti oppure nei negozi di pasticceria e ce ne occorrono due. Prima cosa prendiamo il cartoncino, lo dividiamo a metà. Lo ripieghiamo nuovamente e lo riapriamo. Adesso per ogni lato lasciamo 2 centimetri. E unendo i punti disegniamo la sagoma dell'uovo. Quindi la parte superiore sarà a punta, mentre quella inferiore sarà tondeggiante. Tagliamo con le forbici e tenendo la mia sagoma ferma vado a ritagliare i fogli d'acetato. E in base alle pieghe che avevamo fatto prima, andiamo a effettuare dei taglietti. E adesso semplicemente andiamo a ripiegare in questo modo e spigliamo. E il nostro stampo per l'uovo di Pasqua fatto in casa è pronto per essere utilizzato. Bene, spero che questo tutorial ti sia stato utile. Se è così, ricordati di iscriverti. Anche perché nel prossimo video vedrai l'utilizzo di questo stampo. A presto!